I got a big bazoo to mic.
Bene, allora riprendiamo la linea dei microfoni di Radio Rete D con le 10:21 e 5 secondi in questo momento dai microfoni dello spazio dedicato alla rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai temi e agli argomenti, ai titoli delle prime pagine oggi in edicole, cominciando dalla politica estera. In attesa della legge sul blocco dell'immigrazione e sul muro anti-invasione, il presidente americano Trump ha schierato le forze militari al confine tra Stati Uniti e Messico. Intanto si alzano i toni della guerra dei dazi con la Cina. Per quanto riguarda la politica italiana, i conti economici e le pressioni dell'Unione Europea formano la scenografia su cui si dipanano le consultazioni italiane per la formazione del nuovo governo. La situazione sembra di stallo e c'è chi parla di un'ipotesi sempre più probabile di nuove elezioni, elezioni che però darebbero praticamente lo stesso risultato di uscito il 4 marzo. Ieri Di Maio ha ribadito la linea del Movimento 5 Stelle. Il leader del Movimento deve sedere sulla poltrona di Palazzo Chigi. Alla Lega potranno andare ministeri importanti, ma Salvini, che ieri ha avuto una brutta giornata a causa delle notizie giudiziarie su esponenti della Lega in Sicilia, non piace questa prospettiva. Oggi saliranno al colle, oltre alla Lega, al Movimento 5 Stelle, anche Forza Italia e PD. Il presidente Mattarella ribadisce la necessità di rimanere coerenti ai vincoli europei. Tra i tanti commenti di oggi da segnalare, l'intervista a Jacopo Fo sulla stampa. Di Maio: fai un passo indietro e alleati con il PD. Sul Manifesto, la riflessione politica più generale di Rossana Rossanda, intervistata da Tommaso Di Francesco: non semplifichiamo il caso italiano. Notizie di economia anche di un certo spessore, perché sulla vicenda TIM scende in campo la Cassa Depositi e Prestiti. Il governo ha deciso di appoggiare TIM nella sfida francese di Bolloré. È stata attivata la Cassa Depositi e Prestiti e congegnata un'operazione che punta ad estromettere i francesi di Vivendi dal controllo della società. Ne parla tra gli altri Andrea Greco su Repubblica. E ancora economia, ma soprattutto un settore importante e strategico, quello dell'energia. La prima pagina del Messaggero: energia pulita, il futuro passa da Frascati, nel Lazio il reattore per la fusione nucleare, un business da 2 miliardi. Poi le notizie che riguardano l'occupazione, di cui abbiamo parlato anche nel nostro GR. Vediamo adesso qual è invece la situazione che troviamo nei titoli sulle prime pagine dei giornali, cominciando come di consueto dal Fatto Quotidiano. Appunto, il Fatto Quotidiano apre con una notizia di politica, come sta facendo ormai da giorni. Il PD spinge Di Maio nelle braccia di Salvini, che resta incollato a Berlusconi. E poi nelle due scatole alte: Camera, indagato il numero uno, scambio di voti leghisti. E poi leggi bocciata, sportina Pio da casa. La Verità apre con il polo del non governo a mani vuote sul collo, la foto di Mattarella che appunto viene ritratto con una cuffia, con delle cuffiette. E il titolo: chi sono i 5 consiglieri che suggeriscono a Mattarella. Libero: da Galileo a Di Maio, come siamo scesi in basso, titola polemicamente il giornale del centrodestra. La Repubblica: Movimento 5 Stelle e Lega senza intesa al colle, la tentazione subito le elezioni. Quindi è una linea questa a cui dà credito anche Repubblica, ma appunto con poche chance politiche. Non si farebbe altro che rinviare il problema a settembre. Il Messaggero: Salvini al colle, non lascio Forza Italia. E la notizia a centropagina della vicenda TIM: blitz del governo, entra Cassa Depositi e Prestiti fino al 5%, intervento di sistema.
Dunque, dopo il messaggero vediamo la stampa. Troppi veti, cresce l'ipotesi voto bis, ecco un altro titolo che dà appunto credito a questa ipotesi. Tutti giornali autorevoli, c'è da dire. Poi a centropagina, nelle carceri libiche alla ricerca di un migrante, viaggio nell'inferno di Tripoli, scrive la stampa, quindi un reportage sicuramente da leggere per capire cosa sta accadendo in Libia sul tema dei diritti umani e dei migranti. Vediamo i giornali locali cominciando dal Mattino. Governo, si parte tra i diktat. E poi il Gazzettino, basta veti o si vota ad ottobre. Il Secolo XIX, governo, la mina dei conti, un altro tema importante. Ricordiamo che a breve deve essere approvato il documento di economia e finanza, quindi operazione che non passerà dal governo ma dal Parlamento, ed è un testo scritto dal vecchio governo, quello Gentiloni. La Gazzetta del Mezzogiorno, titolo forse il migliore di tutti, Di Maio al Colle, in salita appunto, visto che si tratta di un colle, visto che la situazione politica rimane ancora molto ingarbugliata. Bene, questo è tutto per la nostra rassegna stampa. Adesso, dopo una breve pausa musicale, noi torneremo in onda con il collegamento con Chiara Boldini, che è la coordinatrice della campagna sulla salute contro la privatizzazione, campagna che ci sarà il 7 aprile e che coinvolgerà decine di appuntamenti in Italia e in Europa. A tra poco. Thank you.